Non si ferma la protesta degli agricoltori. Dopo Pesaro, Fano e Senigallia, i trattori arrivano anche ad Urbino, dove la manifestazione andrà avanti fino a sabato pomeriggio. In piazza De Angeli, punto di ritrovo per gli agricoltori che hanno aderito alla protesta, era presente anche il sindaco Maurizio Gambini. Urbino significa che la protesta sta in tutto il paese, perché Urbino è la città del Rinascimento e veramente questa agricoltura, questa politica comunitaria deve realizzare un nuovo rinascimento, non quello che è stato impostato ormai da diversi decenni, che è giusto che si vada a salvaguardare il territorio, a salvaguardare l'ambiente, ma non si può uccidere chi il territorio lo difende, come gli agricoltori. La politica comunitaria che è stata applicata nell'ultima stesura è praticamente inapplicabile, lo sappiamo tutti, lo sanno le associazioni di categorie, lo sa il nostro governo, quindi sono felice ovviamente che anche la protesta sia approdata anche ad Urbino, però bisogna veramente fare una grossa riflessione, e qui chiamo le associazioni agricole, il governo europeo, il governo nazionale, perché è ora di mettersi intorno al tavolo e fare una politica comunitaria più lineare, non con i mille rivoli i contributi comunitari, l'agricoltore non sa più cosa deve fare, fa delle cose assurde per poter percepire un minimo di risorse in più, invece di avere una linearità di aiuti che vadano nella direzione che l'agricoltore fa le scelte culturali che vuole e alla fine l'aiuto diventa uniforme. Regole uguali per tutti i paesi dell'Unione Europea, controlli e analisi alle importazioni dei prodotti agricoli provenienti dall'estero, ma anche valorizzazione per le produzioni italiane. Queste le richieste degli agricoltori. Siamo obiettivamente un punto morto, e non abbiamo avuto riscontro positivi da nessun ente, che sia consiglio regionale, sia a livello nazionale, ancora non abbiamo risposto, e proprio per questo andiamo avanti. Il programma di oggi è un corteo che seguirà tutta la circonvallazione e parte del centro di Urbino, e percorreremo con tutti i trattori presenti, che siamo circa 150 trattori, per poi tornare qua al presidio, dove come sempre fare un'assemblea unica, anche perché come movimento provinciale abbiamo avuto diversi incontri con altri movimenti provinciali che sono apolitici, pacifisti come noi, che chiedono più, perché poi fondamentalmente le problematiche sono le stesse, e dove porteremo la nostra voce di coordinatore a tutti per aggiornarli su quelli che sono quella che è la ricerca dell'unione tra varie realtà di lavoratori che hanno gli stessi problemi, perché poi alla fine i problemi sono gli stessi in tutte le province. Il corteo per le vie della città di Urbino inizia alle 10.30. Saliamo a bordo del trattore di Daniele Vergari, un agricoltore di 47 anni della provincia di Rimini, che durante il tragitto ci racconta delle tante difficoltà che affronta ogni giorno. Importazioni, le leggi sbagliate, il caro carburante, e il nostro prodotto non viene valorizzato per niente. Le cose sono tantissime, non possiamo competere con gli altri paesi, con gli altri al di fuori della comunità europea, perché hanno altre condizioni, sono più agevolati, e noi non possiamo. Pesa il caro carburante, ma anche il costo di gestione e di acquisto dei mezzi agricoli. Hanno dei costi impressionanti, lievitano da non di anno in anno, di mese in mese. Ti fai magari un preventivo, non so, adesso lo vai a rifare fra due mesi, già è lievitato, parlano sempre 3, 4, 5, 6, 7% di aumento. E la nostra roba va sempre più in giù. Come fai a acquistare la roba? Come fai ad andare avanti? Hanno delle cifre esagerate, sia i trattori sia che le attrezzature, perché stanno lievitando di giorno in giorno. Io non so dove vogliono arrivare. Con i prezzi che abbiamo noi è impossibile, è basta. Daniele da 30 anni è un agricoltore, ci racconta che le difficoltà aumentano anno dopo anno. Il futuro per questo mestiere è tutt'altro che roseo. Cambiata che verso il peggioramento, sempre di più. Per me sono all'incirca 30 anni ormai, dai 25-30 anni che è sempre andato peggiorando. Siamo sempre andati in declino. Le nostre richieste che ci vengono un attimino incontro, che ci lasciano lavorare, che rispettano le cose come andrebbero fatte. Non che vanno a importare la roba dall'estero per due soldi, poi tra l'altro roba mondezza,
roba che fa male, roba che da noi è vietata, che non la possiamo fare.